Cari amici di Telegarda, appassionati di dialetto, ben ritrovati. Vi dico subito che oggi, intanto spero di trovarvi sempre buona salute, mi raccomando, carta e penna. Sì, oggi devo dire che è una classica puntata pesantina, vi anticipo. Quindi, se uno ha ah, voglia di guardare qualcos'altro, perché è la classica puntata grammaticale. Eh, sono. Mi dispiace di dover sempre ogni tanto ritornare a questo discorso, però l'ho già detto più volte. Mi capita spesso di vedere scritti dialettali belli veramente da un punto di vista del contenuto, c'è cioè sensibilità, emozione, sentimento, memoria. Però sono scritti veramente è scritti da cagni, a volte scusate. Mi scuso con chi scrive in questo modo, ma insomma, se so, si è scritti da Cagno, li è iscritti da Cagno. D'altro canto il dialetto, che è una lingua, sto per dire minoritaria, no? comunque una lingua che sta scomparendo, se vogliamo ripristinarla, cioè quindi farla conoscere, bisogna farla conoscere come si fa con una qualsiasi lingua. Una lingua non è che si parla soltanto, se io studio l'inglese, ma pensate se io dovessi scrivere in inglese quello che dico. I am, eh? I am pensate, io sono, I M, eh, Uno dice, scrivo I, A, I, M e M. Ma che? I si scrive I. M si scrive A, M, ma come? Io dico I e si scrive I, dico M e si scrive AM, sia sì, così. Quindi voi capite se io dovessi scrivere... In dialetto, quello che leggo senza tener conto di regole, di accenti, di apostrofo, verrebbe fuori veramente la roba da cagni, da cagni. Eh? Quindi ogni tanto devo richiamare la vostra attenzione su queste regole, non sono tantissime, sono non neanche pochissime, sono alcune e ripeto, riguardano l'apostrofo, delisione. Riguardo l'accento tonico, mm. conteme, conteme, l'accento fonico aperto e chiuso, stele, le stelle, le stelle, i ciocchi di legna. Quindi vedete cosa cambia mettendo un accento aperto e un accento chiuso, cambia il significato della parola. Quindi quando io scrivo eh, devo stare molto ma molto attento. Perché, ripeto, molti scrivono in dialetto ma veramente ne combinano di tutti i colori. E lo devo dire. Sono molto esplicito, non ho problemi a dirlo. Allora ritorno ad una puntata di questo tipo, insomma una puntata grammaticale, un po' pesantina perché lo dico sempre, quando si parla di grammatica è sempre un po' pesante il discorso. Quando insegnavo a scuola sapevo benissimo che non era l'argomento dei più interessanti, però senza grammatica non si va da nessuna parte. Allora, voi vedrete adesso dei testi appunto sul teleschermo. Vi dico prima la frase in italiano, poi ve la faccio vedere come la si trasforma in dialetto. Vi dico subito che a volte una frase la, può, la si può tradurre anche in due modi diversi, perché ho fatto vedere che a volte il verbo avere si può scrivere in modi diversi. Partiamo con la prima frase, anzi sarebbe il primo periodo, perché da un punto di vista grammaticale non è una frase ma è un periodo. Ho trascorso una bella giornata insieme a te. Prima forma di traduzione. Ho passato una bella giornata insieme a te. Vedete quel O? H-O. Passà, chiaramente l'accento. Na senza apostrofo, anche se si potrebbe metterlo. Vi ricordo che Giacomo Floriani usava mettere l'apostrofo davanti a na. Ecco, giornata ansema, e eh, qui è per forza non c'è la E, sarebbe ensema, ma essendoci la A, cade, quindi una giornata ansema, è un fatto proprio fonetico di pronuncia. Ma io potrei tradurlo in un altro modo, quel O potrei usare la forma arcaica, O, vedete la semplice O aperta, passà, eccolo qua il Na di Floriani, Ecco, una bella, invece che giornata, vedete giornà. Ecco, però in questo caso converrebbe un bel accento tonico sulla prima A, giornata insieme, ma beh, quello rimane A T. E questo era il primo esempio. Secondo esempio, secondo periodo, perché ho detto è una frase, in realtà si dice periodo da un punto di vista grammaticale. Potremmo ho sentito un bel condizionale, potremmo fare quattro capriole sul selciato. Anche qua due modi diversi di tradurre in dialetto. Podresem far quattro sghiramele sul sarasà, Ecco il podressem, mi raccomando, l'accento sulla prima e, non podressem. Podressem e naturalmente non podressem, quindi podressem un bel accento chiuso. Far quattro, naturalmente una t. Sghiramele. Eh? bello questo termine sghiramele con un bel accento aperto e accento tonico sulla Penultima E sul sarasa, accento finale attenzione al secondo modo, Podressem rimane uguale, far altrettanto. 4. Ecco, sghiramele. A volte qualcuno scrive schiramele. Infatti, se andiamo su qualsiasi vocabolario sia del Fox sia dell'Eliseo Fava, quello dell'Altogarda, quindi approfitto per ricordare ancora l'amico Eliseo che non c'è più, schiramele con la c anzi con la k perché c'è l'h. Sarasà diventa anche Saresà. Ma a volte la r si trasforma in l, Salasà, Salesà. Ecco, però non è scorretto, quindi io potrei benissimo tradurre quella frase lì, potremmo quel periodo lì, potremmo fare quattro capriole sul selciato, tradurlo, vedete, in questi due modi addirittura 3-4 a seconda se usiamo Sarasà, Saresà, Salasà, Salesà. Andiamo avanti, stai bene in guardia se vuoi salvare la vita. Ecco, stai, ecco, si potrebbe scrivere anche in italiano sta bene in guardia. Però in questo caso, essendo caduta la I, si mette l'apostrofo. Vedete l'importanza anche? Ne ho parlato qualche tempo fa: non so, frate, se io faccio invece che dire frate indovino, frate galdino, dico fra galdino, eh, se faccio cadere il te devo metterci l'apostrofo, fra apostrofo galdino, fra indovino. Quindi anche stai, se scrivo sta, cade la i e quindi devo metterci l'apostrofo. Sta bem in guardia se te vuoi salvare la pelle. Ecco, sta anche in dialetto vuole appunto l'apostrofo. Bem in guardia. Sette voi, ecco, naturalmente noi ad arco diciamo siete voi, arriva direbbero siete voi e quindi andrebbe l'accento chiuso. Beh, salvar la pelle. Ecco, pelle, attenzione, se io scrivessi con l'accento fonico chiuso sarebbe pel, il pelo. Sta bene in guarda sette vuoi salvare il pel. No, il pel è il pelo, ma qui si parla della pelle, la pelle, la vita. Vedete in un altro modo Beh, sta rimane sempre così, BEM rimane così, in guardia tale quale, se voi, chiaramente per i Rivani, ecco, Salvar, ecco, alcuni scrittori mettono l'accento tonico sul, sulla finale dell'infinito. Beh, la pelle poi chiaramente rimane la pelle aperto, accento aperto. Andiamo avanti, altro periodo. Invece che stai bene, state bene in guardia se volete salvare la vita. Ecco, state diventa ste ben in guardia, cioè ste accento chiuso, se volè accento chiuso, salvar la pelle. Anche qui salvare l'ho scritto senza accento sulla a, ma si potrebbe anche scrivere con l'accento, anche se Fox dice che sarebbe meglio non metterlo. Ma questo sarebbe un errore proprio per niente grave. Andiamo a altro periodo. Se avessi vent'anni mi piacerebbe andare sulla luna. E qui attenzione che c'è molto da dire. Intanto se avessi, se gaves, guardate come qualche poeta scrive quel gaves, se avessi, siccome sta per geaves, eh, allora si fa cadere la E si mette l'apostrofo e diventa gaves, vedete, col GH. Qualcuno scrive senza H, G, apostrofo, aves. Però la forma migliore per me anche da un punto di vista proprio dal punto de de dello sguardo, della visione eh, estetico, è meglio gaves, tutta una parola, naturalmente un bel accento tonico fonico chiuso sulla e. Però, vedete, «gaves» qualcuno lo scrive anche nei due modi che ci sono dopo, perché sta per «ghe aves», quindi cade la «e» e si mette l'apostrofo. «Se gaves vintani», beh, vinti anni, cade la «i» e quindi apostrofo, «me piaseria», è chiaro, non «me piaseria», «me piaseria», quindi un bel accento tonico sulla «i», «nar sulla luna», naturalmente sulla, mi raccomando, una «l». E andiamo a un altro periodo. Se la gente fosse più istruita il mondo andrebbe meglio. Se la zent qualcuno dice la gent la fus ecco la fus. Attenzione a questo congiuntivo imperfetto. Se la zen la fus pu. Ecco qualcuno scrive il pu senza accento. Può anche starci eh? però. Io ce lo metterei. Ecco, le Zua invece, beh, ci vuole un bel accento sulla U, quindi se la Zen la fuspule Zua, quindi le Zua sta per istruita, cioè che ha letto, che ha studiato, e il mondo, il mondo, il naria meio. Ecco, vedete, la O e la E di EL eh, fanno scontro, cade la E e quindi va l'apostrofo. E il mondo, il naria meio. Naria, non naria, naria meio. Una questione proprio fonetica, qualcuno potrebbe dirmi: Ma qua c'è qualcosa che non va, caro Sandro Parisi? Cos'è che non va? Eh, c'è le zua e il eh, c'è una A e una E, quindi dovrebbe cadere la E e metterci l'apostrofo. Eh no, ho già spiegato, ma bisogna tornare indietro di qualche bella puntata. Che la virgola in questo caso, se la zen la fus pule zua, questa virgola fa sì che. Ci sia una pausa. Nel momento in cui c'è la pausa, cioè mi fermo un attimo, automaticamente non posso più riprendere con una consonante l, ma devo per forza partire con la e. Quindi, se la Zen la fu spullezzua, il mondo il naria meglio. Se la zen fu la fuspulezua il mondo ecco, sarebbe un po' bruttino da un punto di vista fonetico. Quindi, essendoci la virgola cade quella regola che vi dicevo sempre dello sconto. In questo ca caso, devo dire che sono molto pignolo, anzi pignolissimo. Andiamo avanti. E qui attenzione, ecco qui vedete l'importanza dell'accento tonico. Se cade in un punto, ecco, sentite questa qua: "Raccontami una bella storia se vuoi che stia attento". Conteme Nabela, bella, o Nabela con l'apostrofo alla Floriani storia: siete voi, i Rivani sarebbe siete voi che staga attent. Quindi in questo caso raccontami è conteme. Avete visto? Quindi raccontami una bella storia se vuoi che stia attento. Conteme una bella storia siete voi che staga attent. Attenzione sotto. Non è più raccontami, raccontatemi una bella storia se volete che stia attento. In questo caso non è più conteme, raccontami tu, ma è raccontatemi voi. Allora diventa conteme una bella storia. Vedete in questo caso l'accento dalla O, conteme, si sposta sulla E, per di più chiuso, non conteme, conteme, perché sta per voi. Quindi in questo caso cambiando il luogo, il posto, la sillaba dell'accento automaticamente cambia anche la persona del verbo. Dal tu si passa al voi. Quindi raccontatemi una bella storia se volete che stia attento. Contene, una bella storia, beh, se volete, accento chiuso, che staga attento. Ma andiamo avanti. In questo caso non è più raccontami o raccontatemi a me, ma raccontaci una bella storia se vuoi che stiamo attenti. Contene, eh, bella, non è più me. A me, ma a noi. Contene una bella storia, siete voi che stete attenti. E se raccontateci una bella storia, se volete che stiamo attenti, e eh, noi più, Conte. contene una bella storia, se volete che stete attenti. Quindi vedete questi quattro esempi, conteme, conteme. Contene, contene, ecco, cambia il, la sillaba dell'accento tonico e quindi cambia anche ovviamente la persona del verbo. Attenzione poi che cambia anche nel caso della E, cambia anche a volte l'accento fonico. Bene, vi ho presentato queste frasi, in realtà sono dei periodi, in italiano, che poi vi ho mostrato la relativa traduzione. Vi ho spiegato perché a volte la traduzione può essere diversa, ce n'erano addirittura delle frasi tradotte in due modi diversi, in tre modi diversi, proprio perché a volte eh, alcuni scrittori possono anche cambiare giustamente certi termini, da sarasà si va su saresà, o salasà a salesà, eh, quindi il gaves, beh, poi vi ho detto più volte il verbo avere, go, c'è gente che ci mette l'apostrofo, c'è gente che non ce lo mette, c'è gente che mette la O con l'accento aperto, c'è gente che mette la H, insomma, certe libertà sono ammesse. Ecco, quello che non è ammesso è chiaramente sbagliare nel caso di conteme, conteme, contene, contene, eh, non è ammesso sbagliare in questo caso l'accento tonico o l'accento fonico aperto e chiuso. Bene, quindi, fatta questa spiegazione appunto, richiamando la vostra attenzione sugli accenti e sugli apostrofi, andiamo adesso al vocabolarietto finale. Anche qui abbiamo i soliti e poi anche dei modi di dire, perché ormai mi sono abituati a portarvi anche dei modi di dire. Allora, incominciamo col binar, raccogliere, binar su, eh? binar su raccogliere qualcosa che è caduto, binar su le patate, per esempio. Ecco, il chat o anche barba è il celibe, l'ho già richiamato qualche puntata fa, no? che è un termine che è scomparso, e quindi automaticamente la chata è la donna nubile. Ecco, poi questo termine interessante che si trova eh, nelle poesie di Floriani, che però, pensate un po', non viene riportato dai vocabolari, né, mi pare di Fox e neanche di Eliseo Fava, ed è la grossella. Cos'è la grossella? È la brisa. Narrator su, abinar su le grosselle, eh? quindi andare a raccogliere le brise, la grossella, le grosselle, le brise, questi funghi tanto ricercati. Sono le prime che, che escono, mi pare, che, che, che maturano le, le grosselle. Il manent, che è il manent? Beh, il colono, il mezzadro. E poi questa è una curiosità, la pedega, pedega è la pedata, l'orma, ma anche la gamba del mobile, pensate un po', se è rotta una pedega del Casabank, se è rotta una pedega del cassa si è rotta una gamba del mobile, cioè del, della cassa anzi. Ecco, però attenzione, che pedega, siccome sta per anche per pedata, ho detto, però pedata si può dire anche peada, se la peada è data da, da un animale, è la scalzata. Purtroppo nel passato eh, i nostri nonni ogni tanto si prendevano qualche scalzata da qualche bestia, eh, dal, bo, dal cavallo specialmente. Eh, il cavallo era pericolosissimo con la scalzata, perché la scalzata del cavallo la fa male, ti manda all'ospedale. Quindi pedega. Poi sentite questo slandrom, te sei slandrom te sei in lazarom, te sei in brogliom, ecco, ma slandrom è proprio un bel termine vecchio, eh, quel che mi piace i tari scoprire. Vergot, beh, vergot forse l'ho già detto qualche puntata dietro, vergot, dammi un vergot da bere, dammi qualcosa da bere, vergot, ecco, vi faccio notare l'accento sulla O, non vergot, vergot, quindi accento sulla O, sulla O, e accento chiuso, vergot, non vergot. Ecco, la sata, Ecco che qualcuno la fa risalire acciata, lassata è la zampa, quindi dell'animale ovviamente. E poi chiudiamo col zaver, che vi ho già detto qualche puntata fa, che è il caprone castrato, ma zaver vuol dire anche uomo rozzo e si dice anche di un uomo sterile. Te si in zaver, cioè non ti riesci a me mettere al mondo fioi, invece ancora grazie al centro che del de, de procreazione assistita di arco, insomma, si riesce a mettere al mondo tutti i fiori che si vuole anche a tre alcol. Quindi, andiamo ai modi di dire, e questo beh, del Tamanini continua a dirlo, quando il corpo si frusta, l'anima si giusta, eh? quando si comincia a avere problemi, si comincia a pensare allo spirito, a cosa che sarà dopo, perché se comincia a avere un po' di fifa, quindi, quando il corpo si frusta, l'anima si è giusta, cioè l'anima si mette a posto. «Mei una sassada in testa che na ferida dell'onore». Mm? «Mei una sassada in testa che na ferida dell'onore». Anche chi che sarebbe da dire delle robe ancora, ma comunque la sai perdere, se no vago fuori per il somenà. «Volte tendrio e ten vedrai de pezzo». Ecco, qui se di sempre, quando uno ha qualche erogna in casa... Sì, ma dai, vada andrio, che ne hai de peso. Eh? Però chi che le capita, le fa a dire volte tendrio, te vedrai de peso. Quindi voltete, eh? voltete, quindi con una bella O accentata, quindi accento tonico sulla O e un bel accento fonico aperto. Non voltete, ma volte tendrio, un bel accento sulla I, e ten vedrai, Ecco eh, qui caduta la E, no, te puoi dire te en vedrai. «Ten vedrai», sentite, è una questione fonetica. «Volte de drio e ten vedrai de peso. Automaticamente viene tutto, vedete, un seguito e quindi cade la E. Bene, mi pare di aver finito, spero di non essere stato troppo noioso, anche se vi ho detto che io sono obbligato ogni tanto, dopo gli ospiti, dopo le curiosità, dopo la mitologia in dialetto e compagnia bella, è ogni tanto devo tornare un po' alla grammatica. Perché vi ho detto, vedo in giro troppa gente che, grandi appassionati di dialetto, ma purtroppo, e anche grandi poeti, eh, perché scrivono veramente, ti fanno riflettere, pensare, commuovere, ridere, però scrivono veramente male ed è un peccato perché il dialetto va salvaguardato anche nel suo modo di scrivere, non solo del parlarlo, del leggerlo. Bene, sono arrivato stanco anch'io questa volta perché ci sono anche Gaverghe quattro oci per gli accenti, per gli apostrofi, Gaverghe la testa sempre un in po' inquadrata. Eh, non trazzocopi e quindi vi ringrazio. Vi aspetto naturalmente alla prossima puntata. E vi ricordo che non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. però bisogna mettergli, mi raccomando, mette integra bene.